Voglio fare prima una premessa. Ideando questo evento, auspicando che si fossero potuti illustrare punti di vista diversificati, anche antitetici fra loro, con cui guardare gli eventi del 1799, un confronto tra visioni storiche differenti, che avrebbe poi generato un dibattito vivace ed interessante, tale da coinvolgere anche il pubblico in sala. Purtroppo però non è andato così. Gli ideologi, schierati a favore della sedicente Repubblica Partenopea, invitati anche con una certa, ma comunque sempre discreta insistenza, hanno tutti rifiutato, quando non si sono dileguati, tutti, nessuno escluso. In primis, il dottor Giannario Rispoli, direttore del Museo delle Arti Sanitarie, con cui beneplacito esattamente un anno fa si sarebbe dovuto tenere in altra sede questa manifestazione, ma che annullò solamente 3 giorni prima, perché l'elevata temperatura sconsigliava gli assembramenti, almeno questa è una versione ufficiale. Secondo invito, la direttrice dell'Istituto di Storia Patria, professoressa Renata De Lorenzo, degnandomi con lo stesso tono di una divinità che risponde ad un comune mortale, mi fece sapere che la cosa non era di suo interesse, né poteva prenderla in considerazione. Mi consigliò però di girare l'invito alla professoressa Anna Maria Lauro, che, pur mostrando un apparente interesse per l'iniziativa, non poteva partecipare perché la data coincideva con tutti i suoi impegni. La mail con cui le proposi di indicare una data alternativa a lei più comoda non ebbe mai risposta. Ho chiesto poi ad un altro emerito docente di storia della Federico II la disponibilità di intervenire, il professor Paolo Macri, il quale, pur confessando che ormai non frequentava più il 1799, fece intendere che comunque ne avrebbe potuto discutere nella seconda metà di aprile. Ricontattato, non ha dato più riscontri. Ho cercato infine di avvicinare una scrittrice in profonda simbiosi con la Repubblica Napoletana, la dottoressa Antonella Orefice, che però ha drasticamente rifiutato perché allergica ai relatori filoborbonici. La frazione giacobina è quindi assente. Anzi, si può dire senz'altro che sia scappata. Motivo per cui oggi avete solo una visione unilaterale degli eventi e non per colpa nostra. Ciò premesso, entriamo in argomento. Proprio in questi stessi giorni, di 224 anni fa, cessava di esistere l'effimera Repubblica Napoletana, una repubblica di borghesi, di mobili, di massoni, sorta sui principi di rivoluzione francese che si volevano imporre al popolo. Solo che al popolo questo ideale non interessava minimamente. Esso era fedele al suo re e al suo dio, e tale rimase anche dopo l'invasione dei transalpini che erano venuti a portare fraternità, legalità e soprattutto tanta di quella libertà che il libero non voleva essere, doveva essere per forza. Naturalmente i francesi, sostenuti dai giacobini nostrani, per molti aspetti peggiori di quelli originali, mica esportavano gratis i loro ideali. In cambio chiedevano oro, argento, suppellettili, generi alimentari e quant'altro in grado di graziare. Spogliarono case, palazzi, conventi, monti di pietà. A Napoli, prima di andarsene, ebbero perfino il tempo di raschiare il rivestimento d'oro che copriva la statua dell'Immacolata che spetta sulla cuglia di Piazza del Gesù. Alla fine, dopo aver estorto di più quanto di più prezioso che uno si poteva trovare, dopo aver bagnato di sangue le nostre terre, resi conto che gli alberi della libertà che avevano piantato non sarebbero mai fioriti per il semplice fatto che non avevano radici, i francesi se ne andarono, lasciando i loro confratelli partenopei e le rogne. Il loro comandante, Etienne Jacques Joseph Alexandre MacDonald, infatti, annusato il pericolo della minaccia,
che la travolgente avanzata del cardinale Ruffo rappresentava per lui, smontò Prati e Prati di essere partito, confermando così che la Repubblica Partenopea esisteva solo grazie alla protezione dei francesi, che peraltro non la riconobbero mai. Addirittura una sua delegazione, legatasi a Parigi, non fu nemmeno ricevuta dal direttorio. Ciò nonostante, ancora oggi, ad oltre due secoli di distanza, c'è chi, a causa di incancaniti paraocchi ideologici, ostinandosi a leggere la storia in maniera manichea, esalta gli invasori e odia i legittimi sovrani dell'epoca, distingue le frustate giuste da quelle giuste e designa eroi da una parte e briganti dall'altra. Anni fa, estremo paradosso, un consigliere comunale di un comune della Basilicata presentò una mozione di sfiducia solo perché si era osato commentare i tanti suoi concittadini trucidati dai francesi e dai giacobini locali. Non sia mai. Da esecrare devono essere solo i sanfilisti, i borbonici, i cui nomi vanno scritti nella colonna di destra della lavagna della storia, laddove un tempo a scuola segnavano i cattivi. Io ho sempre sostenuto che il bene e il male siano inscindibili, perché sono insiti nell'uomo e nelle sue cose. Ma c'è chi ancora insiste nell'affermare che i giacobini siano tutti dottor Jekyll, mentre i loro antagonisti altrettanti Mr. Hyde. Anche negando l'evidenza è solo per partito preso. Non è così. Ragioni e torti stanno sia da una parte che dall'altra. E se ci sfondassimo da una certa odiosa arroganza, troveremo finalmente una convergenza. Ma fino a quando si discriminano gli insorgenti a favore degli invasori, ci sarà sempre scontro. Proprio in questa sala, qualche anno fa, in occasione della presentazione di un libro, un tronfio oratore sentenziò che, cito letteralmente, c'è una profonda differenza tra la plebe francese e quella napoletana, tra San Pulotti e Lazzari. La plebe francese era motivata, quella napoletana no. Benché da me sollecitato, non seppe però spiegare quale fosse quella profonda. Evidentemente per lui era più importante affermarlo che dimostrarlo. Purtroppo non ne conosco il nome, ma mi avrebbe fatto piacere invitarlo per sbattergli in faccia, come avrebbe meritato, le motivazioni della plebe napoletana. Gli avrei svelato che proprio in un momento di massima espansione del potere francese in Italia fu proprio quella plebe napoletana, quella senza motivazioni, a dare via alla controrivoluzione, e quella fu la prima volta in assoluto nella storia in Italia si insorse in massa contro l'invasore e non fu un'insurrezione risorgimentale di un significato liberale massonico di termine, ma fu una crociata. Come nelle varie province si erano rivoltate le masse che fecero vedere i sorgimenti dei francesi, così insorse il popolo di Napoli, un popolo minuto, numeroso, prolifico, inquieto, eccessivo nel bene e nel male, religioso, superstizioso, per tanti aspetti esegrabile e incorreggibile, ma che comunque, e nonostante tutto, amava il suo re e si oppose a una borghesia molle, liberaleggiante, imbevuta di ideali francesi, fatta di cosiddetti patrioti repubblicani, un popolo che la storiografia ufficiale, con un vero e proprio abuso ideologizzato, non esita a definire briganti. Contrariamente a chi, senza ritegno, ha scritto che l'esercito della Santa Fede era formato da truppe mercenarie reclutate in Calabria, quel pugno di uomini a seguito di Fabrizio Ruffo aumentò sempre di più come un'inesorabile colossale propaganda umana che si sarebbe abbattuto sui francesi e sui loro utili idioti. Era l'armata della Santa Fede, un'armata di contadini, di popolani e perché no, pure di briganti. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare una tale partecipazione popolare ed un tale odio dei giacobini in tutto il regno. Partecipazione pressoché totale, sia per il numero di coloro che si unirono all'esercito, sia per le decine di città e paesi che insorsero spontaneamente per cacciare francesi e giacobini. Erano dunque tutte mercenarie. Occupando Napoli nel gennaio 1799, i francesi avevano trovato la capitale del regno praticamente smarrita, in quanto il re, molto tempestivamente, molto poco opportunamente, era in Sicilia già da un mese.
nonostante esortazione a rimanere da parte dei suoi uomini migliori, tra cui l'ammiraglio Francesco Caraccio, che lo scongiuravano di restare. Pareva che avesse deciso in tal senso, ma la volontà della regina, a sua volta spinta dall'Hackathon, dagli Hamilton e dagli Arzon, fu più forte della sua. C'è da aggiungere che, appena Ferdinando ebbe lasciato Napoli il suo popolo, la flotta, la migliore d'Italia, fu data alle fiamme. Apparentemente per volontà della regina, ma di fatto per ordine del Guercio ammiraglio Albionico. Questo evento accrebbe la già profonda amarezza di Caraccio e ne determinò il successivo atteggiamento. Profondamente deluso dichiarò: non ho io abbandonato la causa dei re, è stato il re che ha abbandonato noi, come dagli torti, e non onorarne la memoria come unico vero martire di quella fazione. A noi tutti sono ben note le quattro giornate di Napoli, ma non conosciamo affatto quelle che furono le tre giornate che si vissero a Napoli nel gennaio del 1799. Giornate forse ancora più pregnate di gloria, di tragica gloria. Chi non ricorda il film di Nanni Loi sugli avvenimenti del 1943? A chi non sono rimasti impressi nella memoria i volti, gli occhi pieni di rabbia e di disperazione dei personaggi del film mentre affrontavano i tedeschi? A chi non è rimasta negli orecchi quella travolgente colonna sonora che trasportava lo spettatore nell'azione e nella foga del popolo contro lo straniero? Bene, riportiamo indietro di oltre due secoli quelle drammatiche scene di rabbiosa determinazione e probabilmente rivivremo ciò che allora vissero i napoletani. Qua, proprio nella zona in cui ci troviamo, i Lazzari, colpiti dall'alto da Saltello, di fronte dal fuoco dalla barriera francese, dal fianco delle fucilate e gli studenti di medicina dell'ospedale degli Incurabili, raddoppiarono il loro furore e combatterono ancora più strenuamente. Alla fine ne rimasero 8.000 sul terreno. Tanti ne erano morti tre giorni per difendere ogni angolo di Napoli. Primi di noi, accerchiati da traditori locali, senza armi regolari, condusse una lotta di resistenza all'armata francese forte di 15.000 uomini. La storia purtroppo non dà il minimo rilievo a questa meravigliosa resistenza dei popolani accademici contro i soldati d'Oltralpe. 8.000 morti nella sola città di Napoli, 60.000 in tutto il regno, ma non contano. Per l'inderogabile, assillante e stantia cultura ufficiale ha sempre e solo valore il sangue di una Luisa San Felice, di una Pima del Fonseca, di un Mario Pagano e di pochi altri rappresentanti dell'intelligenza giacobina dell'epoca, i cui nomi si replicano ossessivamente nella toponomastica delle nostre città e nelle indestrazioni di tante scuole, nomi ai quali i nostri giornalisti radio televisivi non dimenticano mai di aggiungere, sempre, puntualmente, quello di Gennaro Serra di Cassano, insieme con portone chiuso di casa sua, anche Cassandra, che insieme con portone chiuso di casa sua viene citato in ogni occasione, anche quando trasmette un servizio di immagini sul numero di turisti in vista a Napoli. Tacendo però, non so per ignoranza o per malafede, tutte le altre migliaia di caduti del 799, come se quest'ultimi fossero figli di un Dio minore. I Lazzari non erano militari, non erano coscritti, ma gente del popolo che combatteva incitandosi a vicenda, con una generosità unica. I Lazzari furono il primo e più concreto esempio di coesione popolare contro un nemico invasore. Che cosa si sarebbe potuto fare con questi uomini se i capi fossero stati al loro livello? Pur con tutti i suoi difetti, questo popolo napoletano, così spesso calunniato e disprezzato, ebbe un intimo senso di dignità e di onore, che non avevano avuto i loro sovrani e i loro tristi consiglieri. Questo popolo napoletano, guidato solo da un notevole istinto e da furioso sdegno, al grido di morte ai giacobini, oppose con armi popolari in tutti i modi una disperata difesa contro l'esercito francese. Questo popolo napoletano, incredibilmente coraggioso, senza aver mai fatto la guerra, si gettò in massa contro un esercito collaudato a combattere per la libertà, perché quella libertà che si cara come sacri per lei mi la rifiuta. Questi Lazzari, uomini meravigliosi, sorprendenti, si difendono come leoni,
si battono per le strade, contendono il terreno palmo a palmo, Sant'Emo li fulmina, le baionette li scagnano, ma essi ripiegano in ordine, tornano alla carica, avanzano con audacia, riguadagnano terreno, sono ovunque, respinti ma non sono domati, appostati nelle case, dietro i muri, sui tetti, in qualsiasi posto ci fosse un riparo, si battono tenacemente, retrocedono per accomparsi, cessano il fuoco per ricominciare probabilmente più in là, usano fucili, sassi, cannoni e arma bianca, spuntano da ogni casa, da ogni piglia, da ogni piazza. La loro azione farà epoca nella storia. Chi così descrisse fu il generale francese Jean-Étienne Champollion, comandante in capo delle truppe nemiche. Per cui, che da una volta erano truppe mercenarie, magari fosse stato così nel 1860, quando si viveva più o meno la stessa situazione, ma ancora invertiti. Questa volta la regina pregherà il marito di non abbandonare la città, ma di rimanere, di mettersi alla testa dei suoi uomini, al posto di ufficiali belli e traditori, per ricacciare il nemico invasore. Ma anche questa volta, purtroppo, il re di Napoli prenderà la decisione peggiore. Le invasioni francesi rappresentarono uno dei momenti più bui della storia di Napoli. Come però afferma il poeta tedesco Novalis, Friedrich von Hardenberg, è nel buio che la luce della fiamma è più vivida, è nella notte più tenera, senza luna, che le stelle sono più luminose, e nella notte del buio di quegli anni, nel firmamento della nostra storia, brillerà un astro luminosissimo, la cui vivida luce accecò gli amici ed esalta ancora oggi il nostro orgoglio. Michele Pezza da Itti, fra diavolo, la quintessenza dell'eroicità del patriota, emblema in quel momento storico tragico e glorioso che, sempre per qualcuno di qui sopra, si ostina a definire brigante. Durante i bestiali bombardamenti americani della Seconda Guerra Mondiale, un insegnante di Napoli annotò nel suo registro queste parole, che ben si adattano agli avvenimenti del 1799 e con le quali concludo. La nostra cara e bella Napoli ha visto susseguirsi le offese nemiche che tanti lutti hanno regato a molte famiglie ed hanno distrutto patrimoni che erano il frutto del lavoro di intere generazioni. Alla sistematica malvagità dei barbari che credono di piegare al terrorismo le popolazioni inermi, Napoli, danneggiate nelle sue chiese secolari, nei suoi edifici superbi, nei suoi ospedali, è ora designata grande mutilata. Mutilata, ma non nel suo animo. Oppone la saltezza dei suoi nervi, la fierezza della sua volontà, tutta tesa all'inflessibile capacità di resistenza. Il popolo napoletano, fiero e calmo, ha seppellito i suoi morti, ha curato con amore i suoi feriti, ha guardato con occhio asciutto le mutilazioni arrecate ai suoi palazzi, alle sue chiese ed ha sofferto con dignità senza porre mai un lamento, né piegarsi mai. Napoli non si piega.